L'estate secca non sembra minacciare l'aria protetta del padule di Fucecchio. Sono fortunatamente lontane le condizioni drammatiche che in questi giorni interessano la laguna di Orbetello, dove per le alte temperature, l'abbassamento del livello delle acque e la diminuzione dell'ossigeno si è avuta una vera e propria strage di pesci con pesantissime ripercussioni per le imprese ittiche della laguna. Nelle aree del padule che rientrano nella riserva biogenetica si è avuta una diminuzione dei livelli delle acque nei canali in alcune aree abitualmente allagate, ma quelle più interne non sono state toccate. I livelli delle acque del padule sono variabili. Sono variabili nel corso dell'anno e sono variabili nei diversi anni e dipendono sicuramente dalle piogge. Per cui quest'anno, come sappiamo benissimo, c'è stata un'annata particolarmente siccitosa, per cui anche nella riserva alcuni chiari come questo si sono prosciugati, però i chiari che sono più avanti hanno ancora l'acqua. L'altra area, che è l'area Righetti, che si trova alcuni chilometri più a nord, in questo momento è completamente allagata perché lì tramite un canale emissario è possibile recuperare l'acqua, cosa che non è possibile fare qui. Gli uccelli volano, per cui hanno modo di spostarsi e di andare a cercare le zone più idonee all'interno del padule o eventualmente fuori dal padule stesso se qui non ci fossero le condizioni, ma ripeto, almeno nelle riserve per ora la situazione non è così critica. Il problema è eventualmente per i pesci, perché se vanno in secca i canali, soprattutto quelli esterni alla riserva, in parte anche internamente, i pesci sono prima a morire perché non hanno possibilità di fuga. È un evento drammatico che però si verifica periodicamente in zone come questa, dove appunto, i livelli delle acque possono cambiare in dipendenza dalle piogge. Si sono verificati casi di pesci in gran quantità morti per il caldo? Se pensiamo alla situazione della laguna di Orbetello, no, ecco, non ci sono situazioni di quel tipo.